Un ulteriore test per liberare definitivamente Teresa Romero dall'incubo. Gli ultimi due esami effettuati sull'infermiera spagnola infettata dall'Ebola hanno mostrato valori del virus quasi negativi. Il prossimo potrebbe dichiararla fuori pericolo. Ben lontani dallo scamparlo, però, sono i paesi dell'Africa occidentale maggiormente colpiti dalla malattia, che potrebbe fare da traino a ulteriori tragedie. L'Europa, che a lungo l'ha sottostimata, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ora vorrebbe tentare di porre rimedio. L'entità della questione Ebola richiede un approccio globale che comprenda tutti gli strumenti della nostra politica estera e di sicurezza comune. Dobbiamo quindi prendere in considerazione l'invio di una missione civile dell'Unione Europea. Ciò significa che anche gli Stati membri che non hanno già loro strutture dovrebbero realizzare una piattaforma comune per l'invio di personale medico sul campo. Da oggi Bruxelles si unisce a Parigi nell'imporre uno screening all'aeroporto dei viaggiatori provenienti da paesi come Sierra Leone e Liberia. È sempre oggi sul tema Ebola, vertice a Lussemburgo dei ministri degli esteri dell'Unione.